salta un avversario Marocchi, subentra Giannini da Baresi, il pallone leggermente troppo lungo, Limberger lo ferma. Scialma, non è davvero una buona partita. Ferri, De Agostini, Schillaci, De Agostini, Giannini, triangolo lungo a cercare ancora De Agostini, ma chiudono gli ungheresi con tocco all'indietro per Petri. Porta ancora il pallone Mönös. Va verso il fondo seguito da Marocchi, riesce a effettuare il traversone ma c'è Zenga, attento. Schillaci, sulle spalle del quale si era un po' arrampicato Limberger, lascia correre l'arbitro e Bognar che imposta con questo lancio lungo verso Kovács. Kovács e Bergomi, serie di finte di Kovács, parte il traversone, mette fuori Baresi, la palla è per Marocchi. Baresi, Schillaci, Donadoni, va al dribbling Donadoni, seguito da Lorenz, serie di falli di Lorenz, alla fine l'arbitro interviene e comanda il calcio di punizione a favore degli azzurri. Siamo giunti nel frattempo al 23esimo del secondo tempo sul risultato di 1-1. Baggio ha pareggiato su rigore il gol di Distel. Baresi, Donadoni, ottimo il dribbling, attenzione al fuorigioco, converge Donadoni, salta parecchi avversari, poi da Schillaci che non intercetta, Föderi per gli ungheresi, anticipato da De Napoli, Ferri, Giannini, Donadoni, Schillaci, c'è un calcione di Limberger a Schillaci, a terra Schillaci. Limberger, vedete, viene richiamato dall'arbitro, osservate il calcione di Limberger a Schillaci. L'arbitro ha fatto un discorsetto a Limberger, ma non mi pare che lo abbia ammonito. Sulla palla Giannini, accanto a lui Baggio, più indietro Schillaci e anche Ferri. Tutti gli ungheresi al limite della propria area di rigore. Kovács viene invitato ad allontanarsi. Schillaci, destro che filtra e attento Petri e blocca. Bel tiro su punizione a pelo d'erba, battuto da Schillaci con parata del portiere. Si lotta ora al centrocampo. C'è questa iniziativa degli ungheresi con il traversone che viene messo in angolo da Ferri. Ancora un tiro d'angolo a favore dei nostri avversari. Vi ripeto che la partita è tutt'altro che entusiasmante. Gli ungheresi di tanto in tanto si affacciano verso la nostra area di rigore. Batte Bognar, parabola molto alta. Marocchi mette fuori tempo l'avversario.
Da quest'altra parte però c'è ancora una iniziativa e sul cross di Salma il pallone termina nuovamente in angolo. L'Italia un po' contratta, forse dopo l'avvio promettente pensava di poter vincere con una certa facilità qui a Budapest. Quadro psicologico complicato dalla rete subita nel corso del primo tempo. Ancora un angolo ora per gli ungheresi ed è Zenga che blocca. Si riportano in avanti i nostri, ecco il rinvio di Zenga. Anticipato Baggio, ma c'è De Napoli, sicuramente tra i migliori, Donadoni. Baggio verso Giannini, conquista il pallone Giannini, si fa largo in dribbling, dà ancora a Donadoni. Donadoni osserva la disposizione dei compagni e poi lancia verso De Agostini. Buono l'arresto di De Agostini, schillati, va il tiro De Agostini, la parata di Petri. Ottima stavolta l'azione dei nostri con il lancio di Donadoni a De Agostini, velo di Schillacci, sinistro di De Agostini, parata di Petri. Marocchi. Palla all'indietro verso Distl. Ci avviciniamo intanto alla mezz'ora di gioco nel corso del secondo tempo, il risultato è di 1-1 Baresi. Ancora Baresi, due volte intercetta però Salma, poi parte il suo suggerimento verso Fodori, la rinvia, intercetta Giannini, poi De Napoli, ora Baresi e Marocchi, avanza Baresi, eccolo servito, ma il pallone è troppo lungo così che Lorenz lo può facilmente controllare. Ecco il lancio di Lorenz verso Cosma, troppo lungo, De Agostini batte subito a sua volta e scaraventa in fallo laterale. Rari squarci di gioco accettabile in una serata sostanzialmente piuttosto grigia quanto a spettacolarità di manovra. Bognar, Distl, lancio verso Fedeli sul quale gioca De Napoli, tocco all'indietro ma è Donadoni che si impadronisce del pallone, galoppa verso la metà campo avversaria, serie di finte, un dribbling, tre avversari su di lui, suggerimento per Bergomi, da questi a Marocchi, accompagna dall'altra parte De Agostini, suggerimento per Baggio, è largo sempre De Agostini, avanza Baggio, tenta di filtrare, ottima azione di Baggio, ma al limite dell'area di rigore viene fermato da Distl. Sul rilancio il colpo di testa di Bergomi, la palla è per Donadoni, ora per Giannini, dando l'impressione di voler spingere i nostri. Giannini tenta l'azione solitaria e viene fermato al limite, il guardalinee aveva sbandierato fuori gioco ma Giannini non si era liberato del pallone, è stato fermato in maniera dubbia al limite dell'area di rigore, l'arbitro non è intervenuto, si prosegue, Salma. Kipric, Salma, Bognar, fermato, Donadoni, Schillacci, si è allungata un po' ora la nazionale ungherese, vediamo se riusciamo a organizzare la manovra d'avvicinamento, ecco Baresi ancora leggermente lungo, il pallone per lui, lo ha ribattuto Distl e ora è Fodori con Lindberger che va in posizione di ala destra, suggerimento in profondità per Kipric, Kipric deve vedersela con Ferri, da fuori proprio a Lindberger. Parte il cross di quest'ultimo, Bognar mette giù al limite dell'area di rigore, tenta il dribbling, lo ferma Donadoni in fallo laterale. Rimessa di Bognar all'indietro per Salma, ancora Bognar, parte il traversone, stacca Ferri, Baggio, Baggio e Monosch, Monosch lo ferma in fallo laterale, l'ultimo tocco è di Baggio. Rimessa di Monosch, indirizzata indietro su Distl. Fodori, Salma, Lorenz, ancora Salma, Bognar, buon giocatore, lo attacca Baresi, a terra e calcio di punizione. Fallo di Baresi,
Vedete Baresi che si aiuta e poi travolge l'avversario in caduta, calcio di punizione per gli ungheresi. Superata la mezz'ora di gioco nel corso della ripresa, risultato di 1-1. Lerinc, Kovac, Distl nei pressi del pallone, anche Kosma. Stato di Kofna sulla barriera, Distl, Limperger, sul quale si porta Marocchi, suggerimento per Monosch, avanza Monosch atteso da De Agostini, serie di finte, De Agostini affonda il tackle, palla sempre per Monosch e ancora De Agostini torna caparbiamente sull'avversario e lo ferma in fallo laterale. Parte questa traversione pericolosissima, c'è una deviazione sul fondo. Rivediamo, vedete Limperger che effettua il traversone e c'è Kovac che mette fuori. Con Vicini che incita i suoi. Mancano poco più di 10 minuti alla conclusione di questa partita che segna il debutto degli azzurri nel cammino di avvicinamento alla fase finale dei campionati d'Europa, 1-1 a Budapest fino a questo momento al NEP Stadium. Azzurri costretti a rincorrere e si hanno raggiunto gli avversari su rigore concesso per atterramento di De Napoli al nono del secondo tempo, rigore poi trasformato da Baggio. Rimessa di De Agostini. Ancora De Agostini, colpo di testa di Giannini, Schillaci spinto alle spalle, c'è calcio di punizione. L'Ungheria, la sua seconda partita in questo raggruppamento, ha pareggiato mercoledì scorso in Norvegia, 0-0. Palla in profondità. C'è il colpo di testa di Scialma, quest'altro rinvio, poi Bergomi che dà Giannini, ancora Bergomi d'esterno, bene su De Napoli. De Napoli che fa viaggiare Donadoni. Mette giù il pallone Donadoni, salta l'avversario, da Marocchi, Marocchi in area, poi De Napoli, serie di rimpalli. Alla fine Lurins che riesce a toccare all'indietro al portiere Petri. Ecco il suo rinvio. Colpo di testa di De Agostini, posizione irregolare di Schillaci. Lorenz, Monosch, Bochner. Fuori gioco stavolta da parte di Kiprich. Zenga, Bergomi, Donadoni, ancora Bergomi, Baresi, Ferri, Baresi, ecco il lancio ed è ancora Baggio, stavolta è fuori gioco. Italia un po' inferiore alle attese, mentre gioca la carta serena Vicini, esce Schillaci, entra in campo Serena. Schillaci aveva avuto un promettentissimo avvio
poi peraltro poco servito dai compagni, si è un po' spento. Vi dicevo dell'Italia che in linea generale è stata forse un po' inferiore all'attesa, mentre gli ungheresi, che erano stati dipinti come avversari piuttosto malleabili alla vigilia, hanno sciorinato una prestazione sicuramente non esaltante, ma positiva sul piano dell'impegno, della determinazione. Già vi ho detto che è una squadra un po' raffazzonata, ben 8 giocatori su 11 militano in formazione straniera, quindi il tecnico Mejoli fa quello che può. Monosch in possesso di palla, palla che però era fuori quando è stata giocata. De Napoli, rinvio di De Agostini, serena galoppa la rincorsa del pallone che viene scaraventato all'indietro da Dissel, ecco Limperger, si allarga Dissel, Lörinz, Dissel, farà Lörinz, destro, De Napoli, Bergomi, Giannini, De Agostini. A cercare Serena, fermato da Limperger in bello stile, Munoz. Guarda Limperger. Cosma, Dissel. Prova il suggerimento profondo, pesca Kipric, Kipric da Monos, Monos cerca spazio per il traversone, c'è una deviazione, il rinvio è di Ferri, accorre sul pallone Limperger, lo indirizza all'indietro su Dissel, Dissel lo gira verso Lörinz, Lörinz a Bognar. Buon finale degli ungheresi, con l'Italia che non riesce ad assumere l'iniziativa, palla in profondità e terminato a terra. Un giocatore ungherese, che vedete ora gli azzurri stanno rimproverando, l'arbitro comunque non è caduto nel tranello, dovrebbe essere Föderi. Comunque sono ancora gli ungheresi pericolosamente in avanti, ecco Föderi, il pallone in profondità, Zenga che esce e blocca. E indubbiamente l'Italia ha sofferto più di quanto fosse lecito attendersi questa trasferta in Ungheria dopo le positive indicazioni emerse nell'amichevole di Palermo con l'Olanda. La squadra non è riuscita a produrre una continuità di gioco accettabile. Abbiamo vissuto a lungo sulle prodezze individuali dei nostri solisti, ma come complesso non siamo riusciti a fare granché di buono. Ecco Fodori ora in area di rigore, sempre Fodori, mette in mezzo, attenzione, c'è il tiro e Zenga ancora miracolosamente respinge su Fodori e in area ancora un contatto dubbio, protestano gli ungheresi, l'arbitro non interviene, Serena, Giannini, Baggio, avanza Baggio, Serena, Serena ancora verso Baggio, Baggio al momento di entrare in area viene fermato. Continuano intanto le proteste anche sugli spalti, Zenga era stato bravissimo sul tiro di Bognar, poi sugli sviluppi dell'azione c'è stato ancora un contatto in area di rigore, vediamo intanto Baresi che aggira Föderi, Giannini, De Napoli, Baggio, Donadoni, Baggio, Donadoni. Saltato un avversario, il solito Limperger però spezza la trama degli azzurri.
c'è intanto un'altra sostituzione nelle file degli italiani. Esce Giannini, entra in campo Berti. Rivediamo, vedete la precedente azione, il tiro è di Bochner, fortissimo, Zenga miracolosamente respinge, palla che arriva fuori area, poi Foderi, ancora una respinta, e vedete che Ferri è in ritardo sull'avversario, probabilmente è anche disturbato dall'arbitro, fatto sta che c'era stato contatto, l'arbitro non lo ha ravvisato, mentre entra in campo anche il giocatore Urbani per l'Ungheria. Eccolo inquadrato. Concitate fasi finali, Ferri, Baresi, direi che il risultato di parità a questo punto ci può anche stare bene, perché Zenga è stato sollecitato ad alcuni interventi tutt'altro che facili, mentre Petri, in realtà il portiere ungherese, è rimasto pressoché inoperoso. Colpo di testa di Limberger su Serena, Bochner, Monos, all'indietro ancora Petri. Limberger. Ancora il portiere. Bochner. Distel. Da ancora Petri. Salma e Donadoni. Poi Berti che tocca il suo primo pallone. Guadagna una semplice rimessa laterale, la effettua egli stesso dando a Serena. Su Serena il colpo di testa di Limberger. Irregolare, calcio di punizione, palla per Donadoni. Donadoni dentro a Baggio. Colpo di tacco di Baggio che cerca Bergomi. Bergomi è stato anticipato dall'ottimo Bochner. E parte il contropiede ungherese con il potente Kipric, Kipric sguscia via, poi tornano su di lui gli azzurri, la palla è per Fodori, ora per Monos, va Monos, ecco il suo traversone, il colpo di testa è di Marocchi, palla però ancora fuori per gli ungheresi, un tocco di Donadoni e la palla che termina fuori. Rimessa di Scialma. Ancora Scialma, ecco il cross Baresi. Baggio. Baggio astutamente aveva anticipato Lörins in...